Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 6, episodio numero 61. Anche questo dal colore paleo ufologico. Parleremo infatti dell'Apocalisse di Giovanni. C'è un libro del Nuovo Testamento che potrebbe avere un contenuto paleofologico, in quanto esiste la palese descrizione di esseri antropomorfi e potenzialmente alieni, ossia con un corpo simile a quello umano ma con teste di animali. Questo pattern umano più testa di animale nelle descrizioni e raffigurazioni di miti e leggende antiche e religioni ha un grande interesse paleofologico, in quanto in questo shape potenzialmente si potrebbero celare fugaci paleocontatti con alieni, ossia visitatori extraterrestri in temporanea esplorazione e studio del pianeta Terra. Questa particolare bloggata, che vi starò rapidamente a sintetizzare, mi porrò il problema di validare o meno il contenuto profetico del testo di Giovanni. Lo scopo di questa, diciamo, podcast audio in sintesi è valutare se esistono indizi di una presenza e o di una tecnologia aliena nota e o informazioni fuori contesto storico nel testo dell'Apocalisse di Giovanni. Allora, se vi interessa questi temi, il link in descrizione di questo file di YouTube, cliccandoci sarete catapultati alla mia bloggata sul blog Paleocontatto. Iniziamo dalla definizione. L'Apocalisse di Giovanni nel Nuovo Testamento. L'Apocalisse di Giovanni non fu scritta dall'Apostolo Giovanni, bensì da un veggente, o presunto veggente, che era stato esiliato a Patmo vicino ad Efeso e che puta caso si chiamava Giovanni. Probabilmente il testo è stato scritto tra il 90 d.C. e il 100 d.C. Le analisi e le valutazioni paleofologiche sono state sviluppate sul testo dell'Apocalisse di Giovanni, che ciascuno può facilmente reperire in casa propria consultando liberamente un Nuovo Testamento oppure una Bibbia in edizione cattolica. In alternativa, sempre all'interno della mia bloggata, troverete il link per scaricare i testi dell'Apocalisse di Giovanni. Dunque, vediamo un po'. Il contesto iniziale introduce tutto il testo, che poi dopo si svolge all'interno dei vari titoli e capitoli. Una voce forte apre a ciò che poi vede il veggente, il quale voltandosi scorge un essere antropomorfo vestito di quello che sembrava una tunica bianca, una fascia d'oro, il volto era luminescente come il sole, gli occhi erano ardenti come il fuoco, i piedi splendevano come bronzo in una fornace. Su quella che pareva essere la testa, all'altezza della bocca, usciva una spada a doppia lama. Le mani erano presumibilmente umane. In una c'erano sette stelle. La sua voce era fragorosa come l'oceano. Il testimone veggente cade a terra come morto. Dopo questo punto, tutto il resto, che è narrato dall'autore, appare al testimone come una visione composta da immagini in movimento dotate di audio, oltre a figure antropomorfe prive di un contenuto paleofologico, con cui però il testimone ritiene di interagire. Nell'immagine trovate una suggestione grafica che prova ad approssimare quanto descritto in Apocalisse 1.12. Nella suggestione grafica che vedete hanno licenze artistiche la forma del ciuffo dei capelli, la posizione di mani e braccia, la forma delle stelle, è assente la fascia d'oro,
in quanto non ci sono indizi nell'Apocalisse di Giovanni per capire se era una sorta di cintola oppure di cintura trasversale, oppure una sorta di busto oppure una specie d'armatura. Come si vede, diciamo, dalla suggestione grafica, in nessun paleocontatto sino ad oggi noto riporta l'avvistamento di una presunta entità come quella descritta in Apocalisse 1:12. Esistono alcune comunanze di questo scritto dell'Apocalisse 1:12 con quanto scritto in Matteo 17, in Marco 9:2-13 e in Luca 9:28-36, circa la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Tuttavia, in questa seconda visione, in Apocalisse 1:12, a differenza della prima e genuino avvistamento della trasfigurazione di Gesù con i tre testi, vi sono numerose profonde discrasie. Infatti non v'è traccia di occhi luminescenti come il fuoco nella prima versione della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, non è presente una spada a doppia lama che usciva dalla bocca nella trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, non erano state avvistate sette stelle in una mano nella trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, non erano presenti i capelli nella trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, non erano stati avvistati piedi splendenti come bronzo in fornace nella trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, non erano state osservate mani di forma umana nella trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, non era stata osservata alcuna fascia d'oro nella trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Quindi, a mio avviso, quanto osservato da Giovanni nell'Apocalisse 1:12, ammesso che non sia una palese scopiazzatura e poi permutazione e travisazione di quanto scritto in Matteo 17, Marco 9:2-13 e Luca 9:28-36, a me pare evidente che l'entità avvistata da Giovanni in Apocalisse 1:12 non può essere Gesù per ovvie ragioni logiche. Punto 2. In Apocalisse 4:7 si parla di un leone ed un'aquila, sono pattern antropomorfi che ricordano Sekhmet, quanto Ra, Horus, Thoth, Set, tutti dotati di becco, eccetto, diciamo, Anubi, eccetto Sekhmet, appunto. Tuttavia nel testo non sono poi descritti, nell'Apocalisse 4:7, in modo esatto e coerente degli artefatti fuori contesto storico, tali da sostenere l'ipotesi di un presunto avvistamento di alieni scambiati per dei. In Apocalisse 6:12 potrebbe esservi la descrizione di uno sciame di meteoriti e bolidi che cade sulla Terra. Qui infatti sembrano continuare anche in Apocalisse 8:6. Tuttavia non si capisce cosa siano i mostri o i biorobot descritti come locuste in Apocalisse 9:7. La cui descrizione è criptica, la valutazione tecnologica è imperscrutabile anche per un osservatore del XXI secolo, in quanto non si riscontrano elementi tecnologici plausibili, dato che tali mostri, oppure potenziali biorobot, appaiono disarmati, ossia non dotati di armi ad energia diretta o cinetica. Infatti queste entità si limitano a pungere gli esseri umani con il pungiglione. La cosa è tecnologicamente assurda, inoltre tali entità se ne aggiungono altre delle fattezze criptiche, cavalieri e cavalli con forma di leone che sputano fuoco e fiamme e poi devastano l'umanità. Logicamente ci si aspetterebbe l'estinzione dell'umanità, eppure oppure un'eventuale segregazione per invasione aliena, ma niente di tutto questo accade come per magia nei capitoli successivi. Apocalisse 6:12 l'umanità induce ad estinguersi e ritorna in ottima salute e prosperità e come se niente fosse mai accaduto sulla terra, tutto scorre bene e va a gonfie vele. È evidente che quanto scritto poi in Apocalisse 12, in Apocalisse 13, il lettore sembra di assistere ad un cartone animato giapponese di Gigrobot d'acciaio contro l'impero Yamatai.
Leggendo l'Apocalisse non esistono elementi tecnologici descritti fedelmente e senza errori, anzi la narrazione appare più un contesto di letteratura proto-fantasy piuttosto che una narrazione di hard sci-fi. Quindi, tirando le fila, sono del tutto assenti elementi tecnologici fuori contesto storico, come ad esempio non ci sono missili, non ci sono astronavi, non ci sono dischi volanti, non ci sono armi ad energia diretta, non ci sono armi cinetiche, armi ad energia elettromagnetica, armi ad energia chimica, propulsione di energia chimica, ma armi cinetiche, non ci sono bombe atomiche, a fissione, a fusione, ad annichilazione d'antimateria, insomma. Ed ovviamente nemmeno delle descrizioni assimilabili tali da poter, diciamo, dedurre o inferire una buona vicinanza con quanto vi ho già detto. Tutta questa potenziale e variegata eterogenea capacità tecnologica è completamente assente, per cui negli scontri della battaglia finale dell'Apocalisse 19-11 la dinamica cinetica appare naive, tecnologicamente ridicola agli occhi di un osservatore del XXI secolo. Io in sintesi mi sono letto tutto il testo dell'Apocalisse e sinceramente non vi ho trovato nessun indizio plausibile di tecnologia aliena. Non ci sono descrizioni meticolose ed accurate da artefatti tecnologici fuori contesto storico, tantomeno in Apocalisse ci sono conoscenze scientifiche fuori contesto storico. Quindi, tirando le fila, il testo dell'Apocalisse di Giovanni, agli occhi di un paleofologo razionale, pare un testo privo di contenuti paleofologici, indistinguibile però da un racconto proto-fantasy molto 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 naive. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.